Buonasera a tutti. Allora, siccome abbiamo il video con mia nonna e mio papà, potrebbero esserci delle cose particolari, tipo che si sentono rumori improvvisi, stonk stonk, oppure mio padre che fa commenti fuori posto che mi costringono a fare dei montaggi video lunghi e laboriosi, cose del genere. Questo video, innanzitutto vi voglio presentare non una persona, però qualcuno che è entrato in famiglia. Scusate, ma devo chiudere Internet Explorer perché i potenti mezzi non consentono di tenere aperto. Caterina, vi voglio far conoscere la nuova arrivata. Caterina, quando risponde a mordicchiarmi le gambe ve la faccio conoscere. Scusate questi capelli da pazza, ma devo fare la doccia. Vi spiego, mio papà è venuto qua a aiutarmi, ha detto sua, perché come vedete dietro le librerie sono vuote in quanto sto traslocando. Mio padre è venuto ad aiutarmi, è 3 giorni che qua non ho ancora fatto un tubo e sta gestendo. Ecco, mi ha passato la nuova arrivata, lei è Caterina. Buonasera. Buonasera, lei è la nuova arrivata, si chiama Caterina, è nata il 12 di marzo, è piccola, però sa già quello che vuole e non si fa neanche mettere paura dalle due gattone enormi di casa che le danno zampate e morsi, ma lei gioca beata, allora ha preso come amico di gioco il coniglietto. Ora la lasciamo andare perché ancora si spaventa. Ciao Caterina. Allora vi dicevo che mio papà è venuto qua a aiutarmi, ancora non ho alzato un dito. Mia nonna che ha 86, non ridere papà, mia nonna che ha 86 anni oggi si è svuotata tutte quelle librerie che vedete dietro riempiendo i sacchi. Mio padre o fa commenti disfattisti del tipo succederà questo, catastrofi, cose del genere, oppure il turno del carpale. Oppure fa commenti fuori posto tipo dicendo che le persone in casa sono scostumate e mi dice copri, vabbè, lasciamo perdere, va. E quindi è venuto a aiutarmi. Diciamo che i primi 3 giorni non c'è stato nessun tipo di aiuto, se no la presenza molto gradevole, però comunque. Poi mattina alle 7:30-8 telefona dalla stanza da letto chiedendo la colazione. E quindi deve andare a mangiare la colazione e poi ritorna a letto. Poi si sente l'opera con un presunto atto che dovrebbe durare 2 minuti, dopo 3:30 sono lì che aspetta come una deficiente. Vabbè. Allora, questo video serve per ringraziare alcune aziende che mi hanno mandato dei prodotti in omaggio. Allora, sono diverse situazioni che adesso vi illustro. Prima di tutto voglio ringraziare il team di Sugarbox che mi ha mandato su mia richiesta alcune bustine di olio della Rom, in quanto io non riesco a trovarlo. Gli oli della Rom sono questi. Allora, io farò una review dettagliata su questi oli perché veramente sono eccezionali. È l'unico prodotto che sto usando a parte il light. Una bustina di queste basta per 3-4 giorni, in quanto ne basta veramente una goccia. E sono degli oli per il viso che contengono degli oli essenziali di neroli, di immortale e di magnolia. Questo qui è quello all'immortale. E poi abbiamo questo qua al neroli, il packaging è uguale per tutti e alla magnolia ce n'è uno solo, per cui lo terrò particolarmente magnolia. Questo qua è la magnolia, però comunque sono uguali, diciamo il packaging cambia solo il disegno del fiore ovviamente. Allora hanno questo qui. Questo qui ha un'azione antietà, questo la magnolia. Quello all'immortale favorisce la sintesi del collagene e dell'acido ialuronico. E poi ci sono anche altri oli che però non fanno parte di questa serie, cioè non ci sono nei campioncini, però mi piacerebbe provarli. Allora c'è da dire che la della Rom è costosa come marca, per cui io adesso al momento non posso comprare nulla di questa marca, ma anche perché ho tantissimi prodotti da finire. Ecco, ho tantissimi prodotti da finire, quindi diciamo che io ho visto solo, nonna, poi non fa rumore per piacere che sto facendo il video, grazie.
ho visto solamente su dei siti, perché non ho trovato nessun posto da cui si possano realmente acquistare, cioè non sono riuscita ancora a reperirli, anche volendo acquistarli non si trovano. Costano su una cinquantina di euro l'uno questi oli. E la Sugarbox mi ha mandato questo bigliettino con scritto: un carissimo saluto da tutto il team Sugarbox, a presto. Quindi ringrazio Sugarbox e a breve la mia review su Della Roma, veramente prodotti ottimi. Così ho anche modo di capire quale dei tre oli sia più indicato per la mia pelle. E questo è uno. Un'altra azienda che mi ha mandato da provare dei prodotti è la... questa azienda qui, che molti blogger e youtuber conoscono, ed è la Magic Peeling. La Magic Peeling produce, scusate ma io se non faccio cadere le cose no, le terremoto al solito. Allora, la Magic Peeling produce questi guanti esfolianti che tutti noi conosciamo, che praticamente rinnovano l'epidermide sotto la doccia, rimuovendo lo strato di cellule morte, lasciando la pelle liscia. E il guanto è in 100% cellulosa e praticamente rinnova molto l'epidermide e permette appunto anche di avere maggior beneficio dei trattamenti anticellulite che andiamo poi ad applicare dopo, per cui elimina delicatamente le cellule morte, migliora l'ossigenazione della pelle, dona subito elasticità e morbidezza, anticellulite, antirughe, antismagliature, idratanti schiarenti, hanno un'azione più efficace perché penetrano meglio nella pelle, effetto levigante, migliora la microcircolazione, quindi le smagliature e gli esiti cicatrizzali dell'acne, favorisce la bronzatura rendendola più uniforme e prolungandone la durata, inoltre aiuta a prevenire e a schiarire le macchie cutanee su décolleté, viso e mani causate dall'esposizione al sole e dall'invecchiamento cutaneo. Allora, io questo prodotto già lo conoscevo, ho già avuto modo di utilizzarlo, adesso era un pochino che non lo utilizzavo e sono contenta di poterlo usare. Me ne hanno mandato uno for men che ha una grana, suppongo, un po' più grossa, e anche se comunque anche questa è di pura cellulosa. Poi me ne hanno mandato due normale, però dice anche per uomo, tipo mio padre che non ha un'identità sessuale ben definita potrebbe usarle entrambi, scherzo. E poi mi hanno mandato questa striscia sfoliante per la schiena, che questa ha questa parte così e serve per fare il massaggio anche sulla schiena. Allora, io adesso non ho ancora cominciato ad utilizzare, a parte che la conosco, ce l'hanno un quadrato che mastica dietro. Non l'ho ancora cominciato ad usare perché a giorni cambio casa, per cui non voglio aprire cose che si bagnano, e ho anche le spugne che mi ha mandato la My Beauty Box profumate. Tra l'altro io notare che sono 5 profumazioni, mi hanno mandato una al cocco, una alla vaniglia, e poi io ti ho chiesto le altre 3 di mandarmene di profumi diversi, mi sono arrivate 3 spugne tutte e 3 alla lavanda, per cui vabbè, queste comprate con col coupon, nel senso che non mi sto lamentando di roba regalata, però voglio dire, le avete, potete anche fare lo sforzo di mettere cosa ci faccio con un assortimento di spugna alla lavanda. Ultimamente io e My Beauty Box abbiamo delle divergenze di opinioni. Per finire, ultimo ma assolutamente non per importanza, un prodotto che mi ha fatto conoscere nel dettaglio, diciamo, Daniela Ciotolinix. Io poi ho avuto modo di provare questi prodotti a casa di un'amica, però sinceramente, avendo da finire un sacco di prodotti, il costo mi ha spaventato, nel senso che io sto facendo delle cure intensive per i capelli, perché dopo il bypass l'ho persi copiosamente, per cui prima di spendere cifre simili per un prodotto voglio vedere se per i miei capelli va bene, perché voi sapete che a volte un prodotto, per quanto ottimo possa essere, può non andare bene sui nostri capelli. Allora, io devo dire che ho avuto modo di provare questi prodotti appunto a casa di un'amica più di una volta. Dopo aver visto il video, cioè sapevo che li aveva, però pensavo che fosse una linea che l'aveva dato il suo parrucchiere per i suoi capelli. E la mia amica non ha la Wapui, che è questa linea che mi hanno mandato, ha un'altra linea di prodotti della Paul Mitchell, l'azienda di cui parliamo, però veramente i capelli erano seta dopo. Ho usato uno shampoo e un prodotto a risciacquo che si mette dopo, non so di che linea perché non ricordo, però eccezionali. Quindi mi hanno mandato questo cofanetto
Luxury Care for Dry Damaged Hair. Allora, è un cofanetto che contiene 100 ml di shampoo idratante, 100 ml di crema alla cheratina da sciacquare, 100 ml di trattamento intensivo alla cheratina, 25 ml di olio styling trattante, 75 ml di fishing spray e 100 ml di spray per dare struttura ai capelli ondulati. In questo cofanetto bellissimo, stesso discorso, io appena arrivo nella casa nuova a giorni comincerò ad utilizzarli e per un mese sto facendo adesso in questo periodo che stavo usando solo i prodotti Lush, però farò per un mese, visto che comunque me li hanno mandati da testare, li voglio provare per un mese per vedere cosa succede ai miei capelli. E mi hanno mandato anche questa confezione di fiale, di fiale trattanti, sono 10 fiale. Io ho visto su eBay che una fiala costa 9 euro, 10 fiale trattanti, quindi io che sto facendo una routine, a parte che appunto stavo usando i prodotti di Lush, il Big, i vari shampoo Lush e i vari prodotti che mi hanno mandato nell'ultimo ordine, e utilizzerò solamente questi appena arrivo nella nuova casa per un mese. L'unica cosa che utilizzerò di più oltre a questi sarà l'olio di cocco e di vinaccioli, che utilizzerò per fare degli impacchi per shampoo. E poi farò un video breve. Ho preparato una specie di crema Marilyn, quella della Lush, non utilizzando la ricetta di Carlita Dolce, ho preso uno spunto da lì, però io l'ho fatta con lo Splendor al cocco, la lecitina di soia che si usa come emulsionante, l'estratto di camomilla, l'olio essenziale di camomilla e la bacca di vaniglia per dare profumo ai capelli. E mi piace molto come è venuta, è un prodotto homemade, molto semplice, però mi piace, ha un buon profumo e lascia i capelli morbidi a basso costo. E, a breve, io sono indietro di tantissimi video perché sono stata contattata da tantissime persone in privato per il discorso della dieta degli integratori, per cui veramente a breve, l'avevo preparato qualche giorno fa, poi qua a casa c'è stato un po' di maretta perché appunto devo cambiare casa e tutto quanto, traslochi, sapete bene che non sono una passeggiata di salute. E, per cui poi adesso questa settimana devo traslocare, a fine settimana ho un matrimonio di cui mi ero completamente dimenticata e, però avevo già dato l'adesione, quindi devo trovare la maniera di farci una scappata. E poi c'è appunto il cambio di casa, la ripresa dell'attività in ospedale, gli esami, tutto quanto, insomma è un periodo bello pieno, meno male che mi sento di nuovo bene, però diciamo che ancora il mio sistema nervoso è abbastanza fragile, infatti basta niente che mi altero, mi incazzo, scusando il termine, per cui devo diciamo centellinare le energie perché rischio un pochino di traballare a volte. E comunque farò il video, vari video a breve, quello dello starter kit per la dieta proteica, quello delle colazioni, quello degli spuntini, poi com'è la mia dieta, perché me l'avete veramente chiesto in tanti. Io vi dirò come mangio io, senza che ci sia bisogno di prendere spunti, perché io mangio così perché questo è il modo di mangiare che fa star bene a me, però io sono, vi ricordo, operata allo stomaco e io non riesco a mangiare quasi nulla, quindi ho l'esigenza di dover mangiare certe cose in un certo ordine, di dover integrare parecchio la mia alimentazione con gli integratori, quindi la mia situazione è certamente abbastanza anomala, però diciamo che sicuramente nel corso degli anni della mia esperienza, anche dei miei studi nutrizionali, è chiaro che penso di potervi magari dare non consigli, perché qua nessuno deve consigliare niente a nessun altro, però qualche spunto sì. Poi vi volevo mostrare tanti prodotti che ho trovato per la spesa, i preparati per il pane della Lidl che sono buonissimi. Ho fatto il pane stasera nel forno, c'è un profumino delizioso. Ieri abbiamo fatto quello ai semi di girasole, oggi ho fatto quello, cioè sempre quello ai semi di girasole, però l'ho fatto un pochino più liscio l'impasto, quindi con più acqua, e mi piace come è venuto, l'ho assaggiato un pezzo, purtroppo stasera la cena non è andata a buon fine perché sono stata poco bene, però insomma niente di che. Allora adesso io vi saluto, mi vado a fare una bella doccia e le
le mie occhiaie sono spettacolari. Mi sono truccata utilizzando un eyeliner dei cinesi. Lo so che non bisognerebbe usare certi prodotti, però io sto ovviamente sistemando tutti i miei trucchi e ho trovato dei prodotti che avevo via che sono veramente carini. Questo eyeliner ha una scrivenza che davvero prodotti anche di marca non hanno. L'ho messo su oggi, è intatto e sono ore che ce l'ho su. Non mi è andato nell'occhio, non mi ha bruciato minimamente l'occhio, che io sono strasensibile, mi bruciano subito. E quindi ecco, andando a vedere poi gli inci, tante volte gli ingredienti di alcuni prodotti cinesi, proprio dei negozietti cinesi, sono identici, sono migliori a volte di prodotti che noi paghiamo ad alto costo in profumeria. Quindi a meno che non si scelga il trucco minerale vero e quindi bio seriamente, non pensiamo che tante volte i trucchi delle marche più blasonate tra virgolette siano tutta sta bontà di inci. Va bene, mi sto impelagando in un pippone che non finisce più, quindi vi saluto. Vi dicevo, devo fare l'unboxing della My Beauty Box, anche perché ho da aprire il pacchettino con l'ultima parte dell'ordine Lush che mi è arrivato, e in settimana arriverà sicuramente la Sugar e la Glossy. E ho indecisa, perché mi piacerebbe aprire il pacchettino nella casa nuova della Lush, però non so se mi hanno messo qualche campione di maschera fresca, è già 3-4 giorni che è lì e quindi non so se sia il caso, mi dispiacerebbe che si rovinassero. Allora, io saluto Paola, ciao Potolina, si sta riempiendo la terza Potolina box, ci sono già delle cose dentro che penso che ti piaceranno, però sto aspettando di finire di sistemare tutto, perché come ti dicevo ho tutte le cose nelle buste, adesso andando nella nuova casa svuoterò i pacchi, e quindi anche se poi è una cosa provvisoria, nel senso è tutto in atto adesso, perché la mia vita è in una fase di cambiamento epocale, quindi insomma va bene. Allora niente, vado a farmi una bella doccia, se avete delle idee per i video me le scrivete qua sotto, non fate caso che ho gli occhi da matta, ma veramente sono stati giorni un po' febbrili. Ringrazio ancora Sugarbox, Magic Peeling e Paul Mitchell per avermi inviato questi prodotti. Utilizzerò l'olio della Roman, basterà ancora un paio di settimane, poi farò la review. E per quanto riguarda i guanti, per quanto riguarda i prodotti Paul Mitchell Agua Puy, un mesetto, tre settimane, un mesetto farò il video. In questi prodotti manca la dottora Ashka, è venuta addirittura una ragazza a casa e mi ha presentato dei prodotti. Abbiamo parlato, tra l'altro abbiamo scoperto che i miei genitori, mia mamma e suo papà si conoscono per coincidenza, e mi ha portato due kit da provare di prodotti per il corpo e il viso. Quindi ovviamente devo aspettare di terminare i prodotti che ho, adesso sono in collaborazione con altre cose, non posso mettere troppe cose ad esempio in faccia, sennò poi non è neanche più attendibile la review, perché non si capisce che cosa vi ha fatto bene e che cosa no eventualmente, per cui aspettiamo di fare le cose con calma. Aggiorni il video su il light, un prodotto per il corpo eccezionale, mi sto trovando sempre meglio, saluto il dottor Amarone. Sempre per quanto riguarda il light, a fine mese, dopo averli testati per un mese, farò il video su due prodotti per probiotici e prebiotici della Microflor, trovate tutto sul sito www.cemon.eu. Mi ha mandato dei probiotici e prebiotici che sto trovando veramente ottimi. Io ho dei grossi problemi di digestione da quando sono operata, non sono cose carine da dire, però la verità, e questi mi stanno veramente aiutando. Io non ho più la pancia gonfia, avevo la pancia che veramente ci potevi suonare sopra, ci poteva suonare un percussionista a provetto sopra, perché veramente a doma tamburo. Non ho più la pancia gonfia, sono veramente ottimi, me li hanno mandati in una confezione di polistirolo col ghiaccio in busta, veramente professionalissimi come sempre. Grazie al dottor Amarone, grazie a tutta la CEMO, siete spettacolari. Vi saluto, ricordatevi, se volete aggiungermi su Facebook, Vilma Giulia Di Giovanni, Di Giovanni staccato e Vilma con la W, sarà mio piacere aggiungervi. Lì potrete vedere anche la mia pagina sull'alimentazione, info dieta e disturbi alimentari, chirurgia bariatrica. Se volete scrivermi in mail, Claudia Dolce, tutto attaccato, @libero.it. Se avete domande che potrebbero essere di interesse generale, scrivetele qua sotto
evitate le polemiche, perché io qualsiasi polemica cancello e blocco senza nessun problema, anzi fondamentalmente cancello e non blocco perché ignoro, però chi, ripeto, che chi mi trovasse con la faccia cadaverica, in alto a destra c'è una bellissima X, quindi ho pregato di chiudere e di aprire un altro video. Mio padre da fuori gesticola, ancora? Entra, mio padre da fuori gesticola come un pazzo, e quindi io vi saluto, papà saluta. Questa qua è la mano del vecchio che gonfia. Ieri gli ho detto che era la mano di un maialetto sardo e si è messo a ridere, non capendo che... Ah, questo era questo, che il regalo che mi ha fatto mio papà stamattina, perché io notoriamente mangio delle quantità di pasta che meritano il... pentolone. Allora, questa è la pastaiola Song e serve... Cioè, sistema di bloccaggio, non so perché tutti i miei video sono così. Sono tutti così i miei video. Comunque si blocca così e si scola. Tutti i miei video hanno queste cose qua. Che cazzo. Oh, nonno. Alle tue spalle. Io non voglio mai nessuno alle mie spalle. Allora, adesso vi saluto e vado a farmi sta benedetta doccia. Ciao!